prossimi 5 anni. C'è, non so se c'è l'ascensore, forse c'è. È finito? Visto che era uscito, no? C'è l'ascensore in avanti, vieni. Ma l'ascensore.
denominata serie degli elementi naturali, esecuzione ambientale e sociale. Questa serie c'erano anche terra, mare, questo ciclo Pascali era già un operario nel 67 e si pubblica la ricerca costante una cornice che misura 180x85x40 di spessore. Fu esposta per la prima volta nella mostra personale in due tempi alla Galleria Iolas di Milano. Le eseguite senza le dovute precauzioni hanno spesso causato deformazioni. Dalle leghe dei tessuti, piccole eccezioni. Io, il naturale di spesso i materiali Grazie.
generale di dare a generare l'opera è stata realizzata in quel momento, in particolare con te. Così Pascali scrive in una lettera disponibile nel 1966. Come una parola fatta di tante lettere, le mie armi sono fatte soltanto per me. Automobile può essere le ruote di un camion, le ruote di un camion, il carburatore di un'auto, il telemetro con suo movente, una stortatura di un tubo di idraulica può essere il raccolto di una bocca di fuoco. Ed altri oggetti possono diventare parti integranti di una stessa logica, collocati in maniera differente dalla loro uguale. Quello che manca, quello che non trovo da fare, lo costruisco in un a seconda come penso sia meglio. Alla fine, per diffondere ulteriormente dalle caratteristiche più diverse che interessano tutti gli oggetti della nostra vita. Quando le luci per il mio stato esterno, come il cuore dello scalo, come il monte del paese, riferiscono per più atti della collega per più atti verso la persona del superclasso riferiscono per più atti una maggiore elasticità e quindi un maggiore sono i cosiddetti tessuti del superclasso. Si tratta di una denominazione tutta italiana che non ha una corrispondenza nelle denominazioni straniere. Le prime ad associarsi in questa italiana, così come hanno già fatto per il conto, sono gli stessi che non hanno dotato le sedute del materiale che deve essere raccolto sotto il tornato in forma di partenza quando è cessata la presenza. Nel corso degli anni 60 diversi artisti in Italia e all'estero utilizzano il poliuretano espanso flessibile all'interno delle loro opere, dalle cotture delle soft sculpture dell'artista svedese naturalizzato americano Hans Holbein, albanese Hans Holbein, agli italiani Pino Pascali, Gilberto Zoli, ma uno su tutti si è originato, è quello che con il poliuretano espanso flessibile ha realizzato quasi ma subito. Thank you.
air tends to become wetted when it must be combed from time to time. So I hope the Vedova Blue will be a great addition to your exhibition at Fondazione Prada. Ci vediamo a Milano. Di queste, cioè.
Grazie. Arrivederci. Thank you.
Grazie.